Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time. Ci troviamo a Parma, praticamente in corrispondenza del casello di Parma sull'autostrada A1 del Sole, e oggi percorreremo per intero l'autostrada della Cisa A15 Parma La Spezia, arrivando sino all'allacciamento con l'autostrada A12 Genova Livorno Rosignano. Casello di Parma, autostrada A1, autostrada del Sole. Entrata direzione Milano, è anche segnalata la 15 della Cisa, infatti l'allacciamento tra la A15 e la A1, riammodernato negli ultimi anni, si trova a ovest della città di Parma. E percorreremo circa 8 km di autostrada del Sole in direzione Milano. Quindi avremo un controsole per questi 8 km, l'immagine sarà un po' in controsole, ma non appena entreremo nella A15, nell'autostrada della Cisa, la luce del sole sarà decisamente favorevole rispetto alla nostra percorrenza, almeno per buona parte del percorso. Oggi è domenica 30 ottobre 2022, in questo momento le ore 15:26, temperatura esterna di 25 gradi. Entriamo in carreggiata, autostrada del Sole, A1, lasciamo il chilometro 110, siamo in direzione Milano, mancano 110 km a raggiungere Milano. 7,5 km per l'allacciamento con l'autostrada A15 della Cisa.
delle future indicazioni per la direzione nord da Parma dell'autostrada A15. Doveva aprire già nel mese di ottobre il nuovo casello Terre Verdiane, ovviamente l'apertura slitterà viadotto sul fiume Taro, 512 metri in avvicinamento all'acciamento, autostrada A15, auto camionale della Cisa. Vedete già Sissa, tre casali, indicazioni oscurate appunto per Sissa, tre casali. Si rimarrà sulla sinistra appunto per proseguire in direzione nord. Corsie sono effettivamente molto comode, cavalca via sull'autostrada A1, 120 metri. E purtroppo, insomma, contrariamente a quanto avevo detto, il controsole sarà effettivamente più fastidioso durante la percorrenza dei primi chilometri della A15 lungo la Valle del Taro, mentre poi sarà molto meno fastidioso una volta che saremo nel tratto appenninico vero e proprio. Ad ogni modo, benvenuti, autostrada A15, autocamionale della Cisa, territorio comunale di Fontevivo, si parte. Parma Ovest 4 km, La Spezia 108, 194 per Genova, 180 per Livorno. Quindi, come detto, avremo un leggero controsole un po' i primi chilometri, dopodiché la luminosità tornerà a essere favorevole. Obbligo di dotazioni invernali sull'intero tratto a partire da Parma Ovest dal 15 novembre al 15 aprile. Avvicinamento uscita Parma Ovest. Viadotto sulla via Emilia, 452 metri. E arriviamo già al chilometro 5, prossima area di servizio Medesano, tra poco più di 9 km. Autostrada A15, una delle poche in Italia che riporta questa particolare segnaletica verticale, qui ricorda agli automobilisti la funzione di ciascuna corsia, ovvero corsia d'emergenza più a destra, normale corsia di marcia, la corsia di destra, e corsia riservata esclusivamente al sorpasso, ovvero quella di sinistra. Siamo già nel territorio comunale di Noceto. Prossima uscita a Fornovo, tra 15 km e mezzo, autostrada A15 che si estende all'incirca per un centinaio di chilometri, a poche uscite, relativamente poche uscite lungo il percorso. Sono appena 6, quindi distanza chilometrica media tra due uscite consecutive che risulta piuttosto elevata, circa 15-20 km, come nel tratto tosco-umbro dell'Autostrada del Sole, per cui
oppure molti tratti dell'autostrada del Brenner. Monumento caratteristico tra le due carreggiate nello spartitraffico. Controsole
Ceramica Fornovo. Sorpassa viadotto Rio Galgana secondo, mentre arriviamo in questo momento al chilometro 30, quindi abbiamo archiviato i primi 30 chilometri di pianura dell'autostrada A15. Iniziamo ad addentrarci nel tratto appenninico da circa 5 chilometri. La luce dovrebbe tornare molto più favorevole. Viadotto Rio Ardosso 21 metri. Sempre nel territorio comunale di Fornovo di Taro. Galleria che incontriamo lungo il nostro percorso in direzione sud, galleria Pizzana 196 metri. Curva pericolosa all'uscita. Viadotto Rio Pizzana primo 151 metri. Molte curve sono piuttosto strette, riportano un limite. Transitiamo sul viadotto Rio Pizzana 2, un limite di 60 km orari, alcune 80, alcune come questa 60.
ovviamente possono essere percorse a una velocità leggermente più elevata mentre transitiamo sul viadotto Rio Zampogna a 384 metri, ma bisogna prestare particolare attenzione in fase di impostazione della curva, perché è un attimo andare lunghi se uno rimane un po' sovrappensiero a velocità non consone a questa tipologia di tracciato. Mancano 8 km alla prossima uscita Borgo Taro, territorio comunale attraversato in questo momento quello di Terenzo. Viadotto sul fiume Taro II. Scansa Diavoli, siamo negli ultimo 1 massimo 2 km di controsole, viadotto Rio Costa, mancano 3 km a Borgo Taro, segnalato cantiere tra 15 km, viadotto Rio Cavallo, viadotto Rio Colombina, cantiere tra 15 km che avrà uno scambio di carreggiata, galleria Pietra Mogolana appena 10 metri, probabilmente in realtà è più un cavalcavia che una galleria, ma la galleria più corta della rete autostradale italiana, mentre arriviamo in questo momento al chilometro 40, autostrada A15, autocamionale della Cisa. Comincia a cambiare il nostro orientamento, viadotto Rio del Ponte, siamo giunti piuttosto importanti, avvicinamento uscita a Borgo Taro. Erbettola 350 metri. Avvicinamento area di parcheggio Casacca. Viadotto Rio La Brugna.
sacca a 296 metri. Rio Mostarolo, galleria Faino, 42 metri. Siamo al chilometro 44, prossima uscita per 107 km. Campedello, 87 metri. Questo è il tratto più guidato di tutta l'autostrada. Viadotto Rocca Prebalza Nord e viadotto Rocca Prebalza Sud, 586 metri. Mentre ci avviciniamo sempre di più al valico della Cisa, che dà appunto il nome a questa autostrada, galleria Rocca Prebalza Sud. Appunto in cui c'erano appunto le code ieri,
per la presenza di un cantiere che ha dotto rivi freddi tra 1,5 km area di servizio lungo ovest. Galleria Corchia, 529 metri. Tanto le orecchie si stappano, quindi si guadagna quota. Viadotto Pinaghetto, 130 metri. Viadotto La Costa, 85 metri, viadotto Rio Madori, 61 metri, area di servizio tubo ovest. In questo momento sulla destra in avvicinamento area di cantiere, chiusura della corsia di destra, successivo scambio di carreggiata, viadotto Barcalesa, 301 metri, e quindi transiteremo lungo la galleria della Cisa, valico vero e proprio. Galleria della carreggiata opposta. Galleria della Cisa, dovrebbe essere un paio di chilometri, forse qualcosa meno. Galleria che segna il confine regionale tra Emilia-Romagna e Toscana, quindi lasciamo la provincia di Parma per entrare nella provincia dell'estremità nord-occidentale della regione toscana, ovvero la provincia di Massa e Carrara. Autostrada della Cisa che lungo il suo percorso attraversa tre regioni e tre province di fatto: Emilia Romagna, Toscana e Liguria, province di Parma, Massa e Carrara e La Spezia. Usciamo dalla galleria della Cisa, siamo già nel territorio comunale di Pontremoli, che è la prossima uscita. Vediamo che manca proprio in realtà la carreggiata sul lato opposto. Importanti lavori di adeguamento dell'infrastruttura. Poco si rientra nella carreggiata sud, ore 15:58, è sempre domenica 30 ottobre 2022, la temperatura in questo tratto appenninico di 23 gradi, comunque è notevole per essere il 30 ottobre. Andiamo al chilometro 58 e percorriamo quindi tratto toscano, l'autostrada della Cisa. Galleria Cucchero, 1166 metri.
lonzola a 404 metri. Abbiamo ripreso momentaneamente un po' di controsole che comunque andrà definitivamente via tra circa 3 km. Mentre arriviamo al chilometro 60, segnalato cantiere tra 700 metri, galleria Montelungo. Abbiamo un flesso a destra di entrambe le corsie. Mancano 13,5 km a raggiungere Pontremoli, viadotto Lamarotti. Polina, 423 metri. La colla a 154 metri. Mancano 10,5 km a raggiungere Pontremoli. Servizio montaio ovest sulla destra in questo momento. Viadotto Camaioli. Galleria Punta Monte 1436 metri. Di qualche decina di chilometri fa, le orecchie adesso iniziano a tapparsi, ciò significa che stiamo gradualmente perdendo quota man mano che ci avviciniamo alla città di La Spezia. Galleria Morana. Viadotto Pilaca, 217 metri. Viadotto Bettinia.
all'orizzonte le Alpi Apuane molto caratteristiche, molto belle anche da vedere dall'aeroplano, che qualvolta si passa qua sopra, viadotto Borghesa. Arriviamo al chilometro 72, prossima area di servizio San Benedetto Ovest, tra 7 km, Galleria Vico 152 metri. Viadotto Gordona 744 metri. Avvicinamento uscita Pontremoli tra un chilometro e mezzo. Strada statale 62 della Cisa, raggiungibile dall'uscita Pontremoli. Prossima uscita a Ulla tra 15 km. Viadotto Teglia 92 metri. San Benedetto Ovest sulla destra. Geriola 155 metri. Viadotto Acqua Salata. Viadotto La Macchia 138 metri. All'uscita di Aulla.
sfigurato la 379 metri, avvicinamento area di parcheggio l'usuolo tra 1500 metri, viadotto Narbareto 124 metri, viadotto l'usuolo 185 metri, Calcinara 113 metri, viadotto Calcinara. Questo video terminerà in corrispondenza dell'area di servizio Magra sull'autostrada A12 appena dopo l'allacciamento nei pressi di La Spezia, viadotto del Bosco, territorio comunale di Podenzana. Siamo al chilometro 94.
andato con l'autostrada A12, ridotto Isola Primo, 310 metri. No, qui purtroppo questo veicolo che non rientra mai ed è anche abbastanza indeciso nell'affrontare le curve. Galleria Albiano, 254 metri. Viadotto Albiano. Viadotto Santo Stefano, 821 metri. Lasciamo alle spalle la Regione Toscana, provincia di Massa e Carrara, ed entriamo la provincia di La Spezia, regione della Liguria. Chilometro 99, area di parcheggio Santo Stefano di Magra, 500 metri. Viadotto Guidi. Destra per tempo, chilometro 100, in questo momento mancano 8,5 chilometri a raggiungere La Spezia. Svincoliamo però sul raccordo di allacciamento con l'autostrada A12, autostrada azzurra Genova-Livorno-Rosignano, futura autostrada tirrenica Genova-Roma. Tanto vincolo di allacciamento, oggetto di lavori di manutenzione. Cambio di competenza, siamo nel territorio comunale di Pezzano Ligure. Lasciamo quindi l'autostrada A15 ed entriamo nell'autostrada A12, autostrada azzurra. Siamo al chilometro 95, tra un chilometro e mezzo, area di servizio Magra Ovest, in corrispondenza della quale termineremo il video di oggi. Mancano 115 km a Rosignano Marittimo, 79 a Livorno, 41 all'allacciamento con l'autostrada A11 in corrispondenza della diramazione Lucca Viareggio. Io come sempre vi ringrazio per la compagnia anche durante questo viaggio. Se non siete stati di autostrada, i video sul canale non finiscono mai. Se vi va, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nuovi video. Ricordate come sempre, drive safe.